Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Gorizia 7, gentili telespettatori, il nostro approfondimento settimanale con la realtà dell'Isontino. Vi presento subito il nostro ospite di oggi, è Fabrizio Renato Russo, presidente del Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto alla nostra trasmissione. Allora, con lei parleremo in particolare di economia, di industria, di sviluppo quest'oggi dell'area proprio del Monfalconese. Comincerei proprio da quelli che sono i punti, diciamo così, di crisi e quelle invece che sono le aziende, che in qualche modo trainano l'economia del Monfalconese. Beh, sicuramente il Monfalconese, come tutte le altre zone d'Italia, ha subito la crisi di questi ultimi 10 anni. Non nascondo però che nell'ultimo anno c'è un notevole movimento, un notevole interesse per l'area, notevole interesse dell'area che è aumentato anche in questo ultimo periodo, anche grazie alle novità del porto, Porto di Trieste legato al porto di Monfalcone. Quindi io mi auspico veramente che possa essere uno sbocco importante. Pochi giorni fa, tra l'altro, come un capannone che era dismesso da tanti anni, degli imprenditori cinesi hanno firmato un preliminare col Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia e l'altro pool di altre 3 banche per l'acquisto di un capannone dismesso da tanti anni. Quindi In zona c'è in industriale. zona industriale, aveva un capannone molto grande che è stato oggetto, purtroppo è finito all'interno di un fallimento, è rimasto per molti anni inutilizzato, anche perché essendo molto grande era difficile da collocare e quindi è un segnale molto positivo anche perché il soggetto che ha comprato questo capannone con investimento notevole è la terza azienda leader mondiale nella componentistica per auto e si viene a insediare a Monfalcone perché? Perché Monfalcone, il porto di Monfalcone in questo caso, che è il più nord del Mediterraneo, è molto più vicina alla Baviera rispetto ai porti di Amsterdam, di Anversa e di Amburgo. Quindi le navi che arrivano dalla Cina, che passano per lo stretto del canale di Suez, anziché fare il giro e andare nel mare del nord, arrivano direttamente a Trieste o Monfalcone e risparmiano 6 giorni di navigazione per poi arrivare in Baviera. Qui abbiamo visto anche qui a Trieste, insomma, il grande interesse cinese per il nostro porto di Trieste che collabora ormai, insomma, si può dire che sono un tutt'uno, no? Con il porto di Monfalcone, anche dal punto di vista proprio della governance. Come vedete questo cambiamento a Monfalcone e anche tutti questi progetti che sono legati alla cosiddetta Via della Seta? Beh, sicuramente non può che portare benefici. Poi il discorso Via della Seta è un discorso ben più complesso del fatto in questo caso di un gruppo, anche se mondiale, che compra un capannone per fare una sede produttiva a Monfalcone o Certo. Trieste. Il discorso della Via della Seta del memorandum in realtà riguardava poi un po' le infrastrutture, che posso dire, adesso non voglio entrare nel dettaglio di cose che magari neanche conosco, ma se le infrastrutture non ce le facciamo riuscire a farcele fare da soli o con l'aiuto della comunità europea, tanto vale che ci facciamo dare la mano da qualcun altro, in È chiaro. questo caso i cinesi. Quindi, insomma, è possibile un vantaggio, ecco. Sicuramente. Il consorzio, io volevo anche chiederle, perché magari i nostri telespettatori non lo sanno, che cosa fa il consorzio per lo sviluppo economico del Monfalconese, che è in realtà erede del vecchio consorzio per lo sviluppo industriale, no? Del territorio appunto di Monfalcone. Quali sono le sue attività e i suoi compiti? Beh, potrei dire che la ringrazio della domanda, perché cosa fa il consorzio molto spesso non si sa. Il È vero. consorzio essenzialmente, come diceva lei precedentemente, prima si chiamava di consorzio di sviluppo industriale, ora con la legge 3 del 2015, quindi negli ultimi 4 anni, il consorzio di Monfalcone, come gli altri consorzi della regione, hanno cambiato un poco pelle e sono diventati più in generale consorzi di sviluppo economico, quindi uno sviluppo in qualsiasi settore dell'economia. Quindi anche i servizi, il commercio, un po' tutto. Cosa fanno i consorzi esattamente? I consorzi hanno la mission di attrarre le imprese sul territorio. Noi abbiamo delle zone di nostra competenza, che per la legge li classifica zone D, dove noi facciamo poi tutte le infrastrutture. Noi a Monfalcone abbiamo circa 30 km di ferrovia che gestiamo noi, 12 km di strade, dove noi provvediamo alla manutenzione, all'elettrificazione, alla pulizia, quindi una sorta di piccola città, una piccola città dedicata alle imprese all'interno della città. E
E voi gestite quindi questo e quanto un po' è successo con questo vecchio capannone di cui mi parlava sì, prima, qui insomma, diciamo, avete sì, promosso noi ci questo siamo, interesse. perfetto. Il capannone noi in realtà, essendo di un fallimento, in realtà era di un pool di banche, derivava da un fallimento, non era di proprietà nostra, ma noi ci siamo fatti promotori dell'insediamento, perché cosa ci Chiaro. comporta l'insediamento? Quando dicevo aziende insediate, perché noi abbiamo circa 700.000 metri quadrati di terreni che poi andiamo a vendere alle aziende che si vogliono insediare, su, Certo. insediare su cui poi vanno a costruirsi il capannone. Quindi il nostro interesse è favorire l'arrivo di nuove aziende per poi vendergli magari dei terreni. In questo caso, appunto, parlavo dei cinesi, hanno comprato il capannone, o meglio, hanno firmato un preliminare di acquisto di un capannone e hanno opzionato un terreno per potersi espandere Anche. limitrofo al capannone acquistato. Quindi lo scopo è creare le condizioni per le aziende con le infrastrutture, perché le aziende si insedino, assumano e portano lavoro in regione. Questo insomma l'obiettivo e dunque voi collaborate immagino anche con gli altri enti del territorio proprio per favorire lo sviluppo insomma del territorio dell'economia territoriale. Che cosa, quali progetti insomma state portando avanti in questo periodo? Abbiamo firmato recentemente, penso che era forse la fine dell'anno scorso, un accordo con Confindustria della Friuli Venezia Giulia, perché ritengo che sia importante attrarre le aziende non solo per il fatto che hanno le infrastrutture, ma anche perché in regione ci sono dei contributi per le aziende che si insediano. Penso, parlando, visto che il programma si chiama Gorizia 7, il Fondo Gorizia. Ad Fondo esempio. Gorizia, che però per uno che viene fuori no, non lo conosce. Certo, infatti, è però un grande vantaggio, È un grande insomma. vantaggio competitivo per la zona che molto spesso gli imprenditori non conoscono. Allora abbiamo firmato questo primo protocollo con la Confindustria, per cui con loro collaboriamo, nel senso che loro ci informano continuamente di tutte le iniziative, non parlo del Fondo Gorizia, poi ma anche qualsiasi altra che gestisce la regione, in modo tale che sul nostro sito l'imprenditore trova i terreni liberi, ma trova anche le agevolazioni che ci sono. È chiaro, quindi insomma un po' a A tutto campo, no? tutto Una campo. un'offerta a tutto campo. Dopo devo dire che abbiamo trovato anche molto ascolto da parte delle istituzioni, e diciamo che molto spesso si parla di fare sistema, di fare sinergia, che restano grandi proclami, ma sulla carta Poco poi si fa, concretamente poco si no? fa. In realtà la finanziaria regionale ha azzerato l'IRAP per le aziende che si vengono a insediare in regione, non necessariamente nel consorzio di sviluppo economico di Monfalconese, comunque in regione, e quindi si Così. spera Certo. qualcuno venga a Monfalcone. Il comune di Monfalcone, che qui le leve da un punto di vista fiscale sono poche per le imprese, ha abbassato al minimo l'IMU sui capannoni dismessi che vengono acquistati. Quindi, per esempio, i cinesi, se poi tutto va a finire bene, pagheranno l'IMU più bassa prevista dalla legge, perché l'IMU sui Anche capannoni, questa se non voglio andare nel tecnico, faccio commercialista, non vorrei appesantire, una però quota dell'IMU dei capannoni va allo Stato, una quota resta al comune. Il resta il comune comune. di Monfalcone ha azzerato la sua quota sui capannoni Per quanto industriali. Per appunto di sua competenza, ma anche di quanto, quanto sì, possibile incasso, insomma, certo, per il sì. proprio comune. Più ha abbassato l'IMU sui terreni edificabili per chi costruiva un capannone entro, mi pare di ricordare, 2 anni. Cioè, ha cercato di creare quel po' che può fare il comune per incentivare le aziende a venire nel consorzio di sviluppo economico del Ancora, Monfalconese. insomma, Quindi, è chiaro, recente il cambiamento, no? sì. Di Resta nome. ancora un po' sempre questo consorzio di sviluppo industriale, aleggia sempre, ma Certo, in però realtà si è è allargato, insomma, all'economia più globale. sì, si è allargata l'economia più globale, come è giusto che sia, perché poi i cambiamenti, una volta lo sviluppo era economico, ora andiamo più sul terziario. Certo, è vero. Essenzialmente, cioè l'economia nostra è più sul terziario. Ecco, quindi la collaborazione, diciamo, con gli enti territoriali, con le varie strutture è molto presente, però ci sono anche gli ostacoli, immagino. In primis mi viene in mente la burocrazia. Sì. Quanto incide sulla possibilità poi di uscire dalla crisi, di avere una reale ripresa anche nel territorio monfalconese? Beh, notoriamente si sa che la burocrazia in Italia fa da padrona, è un grosso ostacolo per le aziende.
In realtà è per esempio un ostacolo che noi abbiamo, che ci stiamo cercando di risolvere proprio col comune di Monfalcone e quello di Staranzano, perché noi abbiamo, diciamo, le nostre zone di competenza sono Monfalcone e Staranzano, siamo a Certo. cavallo dei due comuni. E il fatto che le zone D, che dicevo prima, cioè quindi le zone di nostra competenza, rientrano comunque in un ambito del piano regolatore del comune, che definisce cosa si può fare all'interno di quelle aree. E questo è chiaramente un vincolo, perché l'imprenditore che viene a Monfalcone o a Staranzano, indifferente, e che vuole mettere su un'azienda di servizi, che può essere anche, non so, sviluppare software, e magari e ci chiede un terreno, e questo terreno ricade in un ambito territoriale che per il piano regolatore del comune è dedicato alla nautica. Bisogna dire all'imprenditore, al momento non te lo posso, cioè te lo potrei dare, ma non puoi fare quello che vuoi, devo chiedere appena al comune una variazione del piano regolatore. Capisce che gli Certo. imprenditori, soprattutto quelli più strutturati, non hanno pazienza di aspettare i tempi E tecnici. Certo, infatti dell'amministrazione pubblica, no? È hanno chiaro. bisogno di tempi rapidi, perché se oggi qua non trovo le condizioni, fra 6 mesi vado da un'altra parte. È chiaro, quindi è questo il nodo. Comunque, insomma, siete a buon punto con questo dialogo, Sì, immagino, direi con che il il territorio. dialogo sia con la regione sia col comune, direi è perfetto anche perché a noi è chiaro qual è il nostro mandato, cioè sviluppare l'economia locale, creare le condizioni perché gli imprenditori vengano sul territorio, quindi e d'altro canto l'amministrazione comunale è molto sensibile a questo tema e quindi ci supporta con tutti gli strumenti possibili. Ecco, un tempo si diceva Monfalcone città dei cantieri per la presenza naturalmente di Fincantieri, all'epoca non si chiamava così, è ancora ovviamente la città dei cantieri perché Fincantieri è un'azienda importantissima non solo per Monfalcone, per tutto il territorio Certo. regionale e anche a livello nazionale. Come è cambiato il rapporto tra città e grande azienda negli anni e verso quale modello di convivenza, insomma, si sta andando. Bah, direi che il rapporto tra Fincantieri e la città di Monfalcone è molto migliorato nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni. Diciamo che Monfalcone un po' ha rialzato la testa, non è diventato più un retrocantiere, ma è diventata la città del cantiere. Cioè, sei tu Fincantieri che sei da me, non è che sono io da te. Dopodiché, chiaramente Fincantieri è talmente grande che diventa difficile anche per un consorzio dialogare con Fincantieri, che è un soggetto comunque nostro insediato. Noi abbiamo Certo. oltre 150 aziende insediate, di cui una è Fincantieri. Però Fincantieri vive di vita propria essenzialmente, non è che Immaginiamo. si interfaccia più di tanto col consorzio. In effetti, tenendo gli ottimi rapporti con Fincantieri, comunque, perché poi c'è tutto l'indotto di Fincantieri, noi Certo. comunque dobbiamo anche aiutare le altre 150 aziende insediate che portano circa 5.600 posti di lavoro. Eh beh, insomma, non da Sì, poco, no? numeri Magari non da sono poco. più piccole, però nel complesso, insomma, sono numeri notevoli. E quali cambiamenti ci sono stati proprio, possiamo dire, di indirizzo proprio delle aziende monfalconesi negli ultimi anni? Ci sono aziende, insomma, che seguono il mercato globale, che sono più sul mercato attuale? Quali sono? Ma allora io ho Senza fare visitato nomi, va? varie, sì, senza fare Sì. nomi, io ho visitato varie aziende, posso dire che ho trovato delle eccellenze e ho visto delle cose che non pensavo potessero neanche esistere sul nostro territorio. Tanto è vero che una delle cose che vorrei fare è organizzare, stiamo un po' lavorando, anche se una cosa non è facile, una sorta di open day con le aziende, perché ho visto delle aziende che fanno delle cose incredibili, cioè tipo muletti, quelli per alzare i bancali, che Sì. E viaggiano da soli, senza pilota. quindi c'è anche molta C'è innovazione, molta insomma. innovazione, ma delle cose incredibili, che sembra quelle cose che pensi, beh, o sono, Le dico, faranno chissà le vedi nei film, dove. dice, è la classica cosa che c'è solo in America, qua non c'è. Questo non tanto per noi, perché alla fine per me può essere solo una curiosità, ma penso anche ai giovani, perché Certo.
Un laureato, dico in ingegneria, che magari cerca lavoro, non si pensa neanche di venire a mandare scusate, Un un curriculum, curriculum certo. a Monfalcone perché dice io vorrei lavorare nella più alta innovazione e qui non c'è niente. In realtà ho visto delle cose veramente che varrebbe la pena andare a vedere. Varrebbe la pena, insomma, c'è molto anche da noi, e quindi le aziende del Monfalconese seguono e stanno al passo con i tempi anche da questo punto di vista. Insomma, un po' naturalmente il tessuto è cambiato negli anni, quindi Certo. è un bene questo sicuramente, anche perché diceva da lavoro a più di 5.000 persone, insomma, Certo, quindi certo. è molto anche del territorio, vero? Molto del territorio, sì, molto del territorio. Diciamo che io adesso non ho controllo sulla cosa, però direi che la maggior parte dei 5.600 dipendenti sono del territorio. Dopo c'è tutto il problema legato a Fincantieri, però dico i 5.600 È sono senza un'altra questione, Fincantieri, insomma. dove probabilmente anche per il tipo di lavorazione e la presenza degli stranieri, diciamo, è così necessaria, visto che, come si dice, non so se sia vero, gli italiani certi lavori non vogliono più farli. Allora, io ringrazio molto Fabrizio Renato Russo per essere stato con noi quest'oggi. Lo ricordo ancora una volta, presidente del Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese, e lo invito a tornare a trovarci per raccontarci, insomma, come va l'economia in questa bella parte della nostra regione. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, e Gorizia 7 ritorna la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Buona giornata.